oggi parliamo dei parassiti più importanti, cioè di quelli che è probabile che voi incontrerete nelle prossime settimane o che avete già incontrato, e quelli per cui è problematica la gestione della difesa. Dopodiché nelle prime lezioni di settembre parleremo di quelli delle colture autunnali. Il parassita più importante della coltivazione del pomodoro nelle nostre zone è un fungo. Un fungo che ha il nome che vedete lì in latino e che è agente di una malattia che si chiama peronospora del pomodoro e della patata, perché questo fungo è in grado di aggredire anche la patata. I sintomi che voi potete osservare sulla vegetazione sono qua. Sulle foglie ci sono delle decolorazioni che cominciano a essere prima del grigio e poi dopo evolvono in seccamento. Nella pagina inferiore si vede facilmente una fetta chiara, se l'umidità è elevata si vede ancora di più. Queste decolorazioni si assomigliano, talvolta diventa scuro il seppume, però danni ci sono anche sui fusti. Quando cominciate a vedere queste tacche scure sui fusti è un brutto segno, la malattia è in fase avanzata e le probabilità di salvare le coltivazioni sono piuttosto basse. Questi sono i danni sui frutti. All'inizio non si bada tanto a un danno di questo tipo, ma è un po' per inesperienza, perché in realtà questo proprio è il sintomo iniziale del danno sul frutto e non dice niente di buono, poi dopo evolve in aree molte più estese. Questo è su un frutto a bacca gialla e quando l'umidità dell'aria è elevata questi sono, c'è anche una produzione di spore e la vegetazione va rapidamente in deperimento. Questo fungo è molto virulento, fa più cicli sulla stessa pianta e rapidamente la distrugge. E va anche sulla patata, i sintomi sono abbastanza simili, ecco qui sulle foglie, e ancora qui in cui comunque il clima non era piovoso come nelle diapositive precedenti, e poi va a finire nel tubero e ci accorgiamo della sua presenza nel tubero non al momento della raccolta ma in magazzino. Pertanto noi se abbiamo rilevato sulla patata sintomi di peronospora e comunque abbiamo fatto un raccolto che è soddisfacente anche dal punto di vista estetico, non ci preoccupa, noi dovremo monitorare lo stato di salute dei tuberi in magazzino, perché ad un certo punto cominceranno a comparire dei tuberi di questo tipo che poi infetteranno anche altri nel cassetto. Questo fungo è favorito nel suo processo infettivo dalla presenza di un velo d'acqua sulla vegetazione. Questo velo d'acqua è portato innanzitutto dalle piogge, in questo periodo qui, per tutta l'estate, e dalla condensa notturna da metà estate in avanti. Grazie a questo velo d'acqua i propaguli del fungo possono penetrare nella foglia. Questo fungo è virulento a temperature comprese tra i 10 e i 30 gradi, però tra 15 e 25 gradi la sua velocità di crescita è la più elevata, purché, vedete, ci sia un velo d'acqua sulla vegetazione. E poi ho scritto: la pioggia è il fattore più importante da tenere in considerazione. Non è necessario che semplicemente ci sia una pioggia, è necessario che ci sia un certo numero di ore con la vegetazione bagnata. E quindi se piove alle 11 e poi dopo esce il sole e la vegetazione si asciuga rapidamente, è poco probabile che il fungo sia infettivo. Mentre se piove alle 6 di sera, alle 7 di sera, tutta la notte la vegetazione resta bagnata,
è molto probabile che il fungo sia infettivo. Il fungo penetra attraverso le aperture naturali della foglia, che si chiamano stomi, le vedremo fra poco, e poi invade i tessuti crescendo tra una cellula e l'altra. Quindi non invade le cellule, ma cresce tra una cellula e l'altra, però tramite delle strutture penetra nella cellula e ne aspira il contenuto, e questo porta le piante in una situazione di deperimento. Se noi guardiamo una foglia diciamo in sezione trasversale, noi osserveremo una composizione di diversi strati. C'è lo strato più alto, che è composto da sostanze grasse, da cere e da altre sostanze, si chiama cuticola, sono almeno tre strati, e questo strato idrorepellente ha il compito di limitare le perdite di acqua dalla foglia. Sotto alla cuticola c'è uno strato di cellule che non svolgono la fotosintesi, sono trasparenti. Queste cellule, tra l'altro, queste cellule hanno tra l'altro le superfici complesse e sono, come vi dicevo, trasparenti e si comportano come delle lenti di ingrandimento. Queste lenti di ingrandimento servono per amplificare l'intensità della luce, che raggiungerà invece gli stati di cellule che dovranno svolgere la fotosintesi, soprattutto nei momenti in cui c'è poco sole, nelle giornate di cielo nuvoloso, oppure quando le giornate si accorciano. Dopodiché ci sono degli strati di cellule che svolgono la fotosintesi. Possono esserci da uno a tre strati di cellule che hanno la forma di salsicciotti, tutti uno attaccato verso l'altro, e si chiamano, sono questo qui. E dopo, sotto di esse invece ci sono delle cellule che non sono tutte attaccate l'una con l'altra, ma lasciano degli ampi spazi dove circola aria, ma anch'esse svolgono la fotosintesi. E poi si ripropone la stessa struttura che vi ho descritto sopra, con la differenza che nella maggior parte delle piante, non in tutte, nella maggior parte delle piante sono presenti delle aperture solo in questa parte qua. In altre piante, tra cui il pomodoro, queste aperture qui sono presenti anche nella pagina superiore. Queste aperture si chiamano stomi e queste aperture permettono, sono da qui aperture e chiusura e lato della pianta, quindi non sono dei varchi sempre aperti, possono essere chiusi o possono essere aperti, sono come delle, diciamo, poi dopo ve le faccio vedere, delle belle fotografie. Comunque, queste aperture permettono gli scambi gassosi per sempre fuori la foglia. Allora, è fondamentale che dentro la foglia possa entrare anche l'anidride carbonica, perché, come abbiamo visto nelle prime lezioni, è un ingrediente essenziale perché si possa svolgere la fotosintesi, che è quel processo chimico per cui l'anidride carbonica più acqua più energia solare mi danno zuccheri più ossigeno. L'ossigeno è un prodotto di rifiuto e quindi viene espulso dalla foglia ed esce attraverso gli stomi. Attraverso gli stomi esce anche il vapore acqueo, quindi l'acqua di cui sono impregnate le pareti di queste cellule evapora a contatto con l'aria e riempie di vapore acqueo queste camere qui, che il vapore acqueo, per via della differenza di concentrazione tra quella che c'è qui, aria satura di vapore acqueo, e quella che c'è qui, aria invece più povera di vapore acqueo, purché ci sia ventilazione, purché ci sia un cambio d'aria, il vapore acqueo per diffusione si sposta da dove ce n'è tanto a dove ce n'è poco. Questo spostamento di vapore acqueo da dentro la foglia a fuori la foglia, grazie a questo dislivello di concentrazione, provoca l'evaporazione di nuova acqua che, grazie al contatto con le pareti di tutte queste cellule fino ad arrivare alle radici, tira sull'acqua come se fosse una corda dal terreno. Quindi la forza motrice che tira su acqua dal terreno, che permette
alla pianta di assorbirla e di portarla laddove serve dipende dall'evaporazione dell'acqua nella foglia e dalla fuoriuscita di vapore acqueo quando queste aperture qui, gli stomi, vengono aperti. Voi sapete che è faticoso far asciugare il bucato in una giornata in nebbia, mentre è molto veloce l'asciugatura del bucato in una giornata in cui c'è vento. Ecco, se c'è un ricambio d'aria, anche minimo, nell'atmosfera che sta fuori della foglia, si crea questo dislivello di concentrazione di vapore acqueo che fa sì che esso esca. Ok? E la traspirazione è quel processo che permette all'acqua di essere assorbita e tirata su, perché l'acqua non viene normalmente spinta dal basso, ma viene tirata su dall'aria. Allora, cosa c'entrano gli stomi? Queste aperture, queste vedete, questi sono 60 millesimi di millimetro. 60 milionesimi di metro, ecco, quindi di stomi ne abbiamo presenti da alcune decine ad alcune centinaia per millimetro quadrato, una foglia di tiglio ne ha 500 per millimetro quadrato, una foglia che so io, un cereale come l'avena ne ha 50, comunque questi sono i numeri, sono parecchi, e sono aperture che la pianta può chiudere o aprire in base alle sue esigenze. Come vedremo quando la prossima lezione, quando parleremo di acqua di irrigazione, quando manca l'acqua e quando la pianta, per non perdere ancora, chiude gli stomi. Però quando c'è una buona offerta d'acqua, la pianta di giorno li tiene aperti in modo che possa entrare l'anidride carbonica e possa essere svolta la fotosintesi. Che cos'è che accade allora? Accade che questo fungo penetri attraverso queste finestre che la pianta apre o chiude, e per raggiungere queste finestre il fungo ha dei sensibili che gli permettono di captare la differenza di concentrazione di vapore acqueo o di ossigeno che c'è dal punto in cui si trova lui al punto in cui c'è lo stoma, e lui sa dove andare. Accade che questo fungo qui disperda i suoi propaguli, che sono, chiamiamoli semplificando, spore, sono dei tipi di spore che vengono disperse dal vento, dagli animali, dalla pioggia, nell'ambiente, che questi cadono sulle foglie e che intanto che non si verificano le condizioni per cui il fungo è favorito nella sua attività nella sua attività parassitaria, quindi se ci sono temperature comprese tra i 10 e i 30 gradi e se c'è un velo d'acqua sulla vegetazione, le spore escono da questa forma di resistenza e formano un filamento che penetra, si dirige verso questi fori, questi stomi, e penetra trovando la finestra aperta. Questo è come accade. Spore di peronospora, di pomodoro, le possiamo trovare ovunque, in tutte le piante, le possiamo trovare in una pianta di ortica, così come in una pianta di zucchino, però sono in grado di infettare solo determinate piante, per esempio la patata e il pomodoro. Le spore di peronospora e pomodoro non possono causare malattie allo zucchino, al radicchio, al finocchio. Quindi ne vengono prodotte miliardi e miliardi di quantità, perché alcune poi possono, per la legge del caso, arrivare nel posto giusto, al momento giusto, e quando si verificano le condizioni favorevoli, uscire da questa forma che ha permesso a loro di oltrepassare periodi in cui non c'erano le condizioni favorevoli e quindi penetrare attraverso gli stomi. Allora, questo è fondamentale per capire il metodo di contenimento che noi adottiamo verso questo parassita. Innanzitutto abbiamo detto che è
favorito dalla presenza di un velo d'acqua ed è per questo che i coltivatori professionali di pomodoro coltivano il pomodoro da insalata o da mensa, due nomi per dire la stessa cosa, in serra dove non piove, dove non è necessario fare alcun trattamento. Nell'orto invece noi dobbiamo intervenire con dei prodotti naturali che hanno un'azione preventiva. Sono prodotti a base di rame che devono essere spruzzati sulla vegetazione prima che avvenga il processo infettivo. Perché una volta che sono stati spruzzati sulla vegetazione, usando come veicolo l'acqua, poi l'acqua evapora e si forma un residuo secco. Questo residuo secco, ogni qualvolta ci sarà un velo d'acqua, della presenza di acqua, si scioglierà in essa nuovamente, avvelenandola per quanto riguarda il fungo. Cioè il fungo è lì con la spora, ci sono le temperature giuste, c'è una pioggia, capisce, ci sono le condizioni per poter uscire dalla forma di resistenza, dalla spora e poi penetrare. Però non sa che l'acqua è avvelenata e quando esce da questa forma di resistenza muore intossicato. Quindi l'attività di controllo è solo di tipo preventivo, perché il rame non è in grado di curare l'infezione. Ci sono fungicidi di sintesi che sono in grado di bloccare l'infezione del fungo che è entrato da poco, anche dopo 2-3 giorni dall'ingresso del fungo. Però sono prodotti di sospetta cancerogenicità. Ma basta un solo trattamento, quindi? No, perché poi... Non basta solo un trattamento, perché poi dopo tu hai nuova vegetazione che viene prodotta e questa non è protetta. E poi potresti avere una pioggia di lavante, come abbiamo visto la volta scorsa, quindi una pioggia così forte che trascina via una parte del prodotto che proteggeva la foglia e che quindi lascia scoperta, non più protetta, una parte della foglia. E quindi è necessario ripetere i trattamenti. Il problema è: ma se il pomodoro cresce rapidamente, posso mica trattare tutti i giorni? Allora è fondamentale, sapendo che ciò che fa la differenza nel periodo in cui coltiviamo il pomodoro non è tanto la temperatura, perché dai 13 ai 30 gradi c'è sempre durante la primavera e l'estate, ecco, quello che fa la differenza è la presenza di un velo d'acqua, ed ecco che è fondamentale non irrigare a pioggia il pomodoro a tramonto o notte. Se dovete regare pioggia, fatelo di mattina o dopo pranzo, in modo che poi si asciughi prima della sera o nel primo pomeriggio comunque. E poi le previsioni meteo, cioè se è prevista con alta probabilità pioggia, bisogna eseguire il trattamento il giorno prima o due giorni prima, in modo da proteggere la maggior parte di vegetazione. E poi abbiamo detto che questo parassita penetra attraverso gli stomi. Abbiamo detto che nella parte delle piante gli stomi sono nella fase inferiore delle piante, ma nel caso del pomodoro, della patata, per esempio, sono presenti anche nella pagina superiore. Pertanto il trattamento deve essere fatto sia sopra che sotto la vegetazione, le foglie. E deve essere fatto in modo da creare una copertura omogenea. Quindi le gocce dovrebbero essere piccole, finissime, in modo da evitare quello che tra poco vedremo, ecco, questo è un buon trattamento. Dovremmo evitare di raggiungere il punto di gocciolamento. Il punto di gocciolamento ci porta a perdere il prodotto, dove passare in un posto non sta più perché la goccia pesante e scende, e in certi casi un accumulo di prodotto in certi punti della foglia dove non è necessario. Ecco che allora diventa davvero importante non solo scegliere l'antiparassitario giusto, vi ho detto, non solo
fare e prepararlo nel modo giusto e trattare nel momento giusto, ma anche con l'attrezzo giusto. E l'attrezzo giusto può essere una spruzzetta che ho comprato in un discount per un euro, così come un zainetto che gli costa 30-40 euro. Allora, quello che dovrete fare questo strumento è permettervi di regolare la finezza con cui le gocce vengono spruzzate fino ad arrivare al massimo della nebulizzazione possibile. Cioè dovremmo riuscire a trovare un attrezzo che faccia delle gocce veramente fini che riescono quasi a galleggiare nell'aria e riescono anche a penetrare attraverso una vegetazione fitta e intricata come quella che interessa il pomodoro quando ha raggiunto una buona taglia. E questo ci permette anche di raggiungere la pagina inferiore delle foglie. Se invece facciamo i trattamenti con attrezzi che non ci danno questa possibilità e fanno delle gocce molto grosse, noi corriamo questo rischio. E poi c'è anche il discorso di dire: ma quanto è questo di spruzzare? Non devo dare oltretutto di gocciolamento, e questo lo si impara rapidamente. Infatti gli agricoltori stessi, in base alla potenza con cui spruzzano, regolano la velocità di avanzamento del trattore, ecco, più o meno bisogna ragionare in questo modo. Quando noi abbiamo la certezza che abbiamo preparato la miscela antiparassitaria con il dosaggio giusto, non dobbiamo avere il conforto visivo di vedere che le foglie sono diventate azzurre perché il rame è azzurro. Se le vediamo azzurre, forse abbiamo distribuito un po' troppo. Quando noi sappiamo che abbiamo un attrezzo che ci permette di distribuire le gocce in modo omogeneo, abbiamo preparato bene la miscela antiparassitaria, basta, non dobbiamo aspettare il conforto che la miscela, che le foglie cambiano colore. Poi dopo voi dovreste provare l'attrezzo che usate per spruzzare il prodotto su un vetro o sul finestrino della macchina, riempiendo con dell'acqua, e vedere come sono distribuite le gocce d'acqua. Dovrebbero essere distribuite coprendo tutta la superficie di una circonferenza, non come qualche volta accade che c'è solo una corona esterna, al centro non arriva niente. Ecco, questo è un aspetto molto ma molto trascurato, quello della scelta dell'attrezzatura giusta, sia a livello professionale ancora di più a livello di ortofamiliare. E il fatto di non avere a disposizione attrezzi che nebulizzano fine mente, guardate come qui nel caso della vite, fa sì che ci sia addirittura porzioni di foglie che non sono interessate dal trattamento, perché le foglie più esterne hanno schermato quelle sottostanti e hanno impedito alle gocce pesanti di raggiungere la parte sotto. Quindi qui questa foglia di vite è probabilmente soggetta a attacchi di zoonosi, così come qui vedete c'è sovrabbondanza di prodotto. Allora, il pomodoro e le foglie forti, ma se voi fate un trattamento così su della lattuga, in certi casi potrebbe anche bruciarsi. Ogni quanto bisogna comprarne il pomodoro? Bisogna comprarli. Mi chiedo di ogni settimana, che non vengono. Ogni settimana poi no, ma così tanto. Come ti dicevo prima, tu devi trovare il ritmo giusto tenendo conto delle condizioni favorevoli per cui si sviluppa questa malattia. E le condizioni favorevoli per cui si sviluppa questa malattia sono determinate non tanto dalle temperature ma dalla pioggia. E quindi se tu vuoi trattare il meno possibile, devi seguire le previsioni meteo e quindi tratterai ogni volta, giorno o due giorni prima, ogni volta è prevista alta probabilità di pioggia. Siccome può essere in certe annate davvero problematico, gli agricoltori, sia quelli che fanno biologico sia quelli che fanno agricoltura chimica, trovano estremamente conveniente coltivare il pomodoro in serra, dove non è necessario fare nessun trattamento perché in serra non piove. Hai capito?
Quindi non è possibile darti una cadenza calendario. Cioè, lo so che talvolta è rassicurante sapere che si fa così, però non è corretto e spero di averlo spiegato. No, sì. Io mi sono posto un problema, ma se il pomodoro come è probabile è comunque in fioritura, puoi arruolare lo stesso? Sì, non c'è più senso. Ah, sì, non è come gli altri che poi crea problemi per l'impollinazione? No, il problema riguarda, per quanto ne so, riguarda pochissime specie di piante, sulle articole non ci sono problemi. E ci sono problemi per quanto ne so su alcune varietà di miglio di pero, ma è segnalato quando tu acquisti un prodotto nella base di rame c'è scritto. No, no, ma in effetti io pensavo che siccome c'era scritto A fosse anche per le articole, invece non l'avevo detto quando. No, il fatto è che voi dovete attrezzarvi per preparare meglio la miscela di parassitaria, per cui voi potete avere dei prodotti che sono delle polveri bagnanti che si diluiscono in acqua e quindi dovete avere un bilancino. Anche, sono tante ormai bilance da cucina che riescono a discriminare il programma 2. Se avete difficoltà nel fare questo, allora cercate negli poliagrafi, con un po' di pazienza si trovano, dei prodotti già liquidi che poi vanno allungati in acqua. Il prodotto liquido è facilissimo da dosare, comprate una siringa in farmacia, togliete l'acqua e avete con precisione i millilitri che vi servono per fare il trattamento. Ma questi tre vanno usati uno o l'altro? Sono... Uno o l'altro, quando voi andate a cercare il prodotto, prima di comprarlo, guardate l'etichetta, dovete vedere se è ammesso negli ortaggi. Ok? Se è un formulato ammesso per gli ortaggi. Quasi sempre sì. E poi lo acquistate e seguite le dosi che vi consiglia bene. La cimice vedete. Scusa, volevo chiedere, ma se il trattamento è un frutto che è pronto da essere consumato, lo posso consumare lo stesso? Lo puoi consumare solo dopo aver atteso un intervallo di tempo che ti è indicato nell'etichetta del prodotto, si chiama intervallo di sicurezza o tempo di carenza e varia a seconda del tipo di prodotto e del tipo di pianta che è stata interessata al trattamento. Anche se uso il prodotto naturale. Certo, sì, certo. È 21 giorni, dipende, quindi voi dovete vedere, scortaggi, intervallo di sicurezza o tempo di carenza è di 3 giorni, 7 giorni e dovete tenere presente questo. E non basta lavarlo perché cioè, è un obbligo di legge questo. Allora, la cimice verde è un insetto e il suo ciclo di sviluppo è questo. Svegliano gli adulti che si riparano durante l'inverno sotto foglie secche, pietre, sassi, magazzini, ripari vari anche nelle abitazioni. E che quando le temperature cominciano a salire escono da questi diffusi, si accoppiano e iniziano a deporre le uova. Le uova vengono deposte sulla vegetazione in gruppetti caratteristici che vanno da 70-80 elementi e dalle uova sgusciano i giovani che hanno, a parte il colore, assomigliano agli adulti come forma. Quindi la cimice verde fa parte di quel gruppo di insetti in cui i giovani assomigliano agli adulti, diversamente per esempio dalle farfalle in cui i giovani adulti sono molto diversi dalle adulti, sono insetti, diciamo, vari gruppi di insetti per quanto riguarda la forma delle altre. Due grandi gruppi, questo qui è quello delle farfalle. Gli stadi giovanili sono 5, quindi vuol dire che i giovani cambiano pelle per 5 volte, dopodiché diventano adulti. Le uova sono deposte normalmente nella fascia alta della vegetazione, preferibilmente nella pagina inferiore delle foglie, hanno la caratteristica forma di barilotto e sono deposte in gruppi con una forma
vagamente esagonale. Dalle uova sbucciano gli stadi giovanili che sono perfettamente visibili a occhio nudo e che hanno la caratteristica chiave per quanto riguarda la gestione del controllo della cimice verde, cioè restano per alcune settimane in gruppo. E questo comportamento, associato al fatto che sono ben visibili a occhio nudo, rende facile un controllo diretto, per esempio con prodotti a base di pietro naturale, quindi senza dover trattare tutta la coltura. Se voi eseguite il monitoraggio, voi potete facilmente fare un trattamento direttamente e in questo modo abbassate, tenete basse le popolazioni per parecchie settimane. Se voi lo fate regolarmente per parecchie settimane, dovete farlo fin tanto che questi animaletti restano in gruppo, restano gregari, ecco. E quindi a un certo punto essi invece si disperdono. Qui vedete come cambia la livrea, quindi erano tutti neri, sono tutti neri con delle macchie bianche, e poi dopo nella quarta, nella quinta età cominciano a diventare verdi. Questa è l'ultima età giovanile. L'ultima età giovanile, dove non so se si vedono anche in fondo che ci sono gli apposti alari, non sono ancora le troppe, ma diventeranno dopo la successiva unità. Beh, poi inciderete con queste diapositive, quindi vi memorizzate, perché appunto, come diceva, è diversa la cimice dei colori, no? Soprattutto il dubbio sorge con quelli giovani, piccoli, no? Allora, per esempio, qualcuno pone questa domanda: ma come faccio a distinguere i giovani della cimice verde rispetto alle coccinelle, perché così come col colloquio mi sembrano simili? Allora, ci sono delle differenze che ci permettono di capirlo facilmente. Allora, innanzitutto la forma, hanno una forma esagonale, mentre la coccinella, come vedremo più avanti, ha lo stadio adulto, perché fa parte di quel gruppo degli insetti come le farfalle, in cui lo stadio giovanile è diverso dall'adulto. Allo stadio adulto la coccinella ha questa forma qui, e poi allo stadio adulto non esistono coccinelle, perlomeno nelle nostre zone, che abbiano una livrea nera con i punti bianchi. Quelle che hanno una livrea nera hanno dei punti rossi o gialli o arancioni. Quindi queste sono le principali differenze. Il danno che producono le cimici è legato al loro apparato vocale, che è di tipo pungente e succhiante. Come vi dicevo una volta scorsa, assomiglia a quello della zanzara e può solo aspirare sostanze liquide. Allora, cos'è che accade? Accade che la cimice punge i tessuti vegetali, inietta la sua saliva che reagisce con i tessuti trasformandoli in liquidi e quindi atti ad essere idonei a essere aspirati. E qui si vede appunto come si è espansa la saliva. Le zone interessate da questa reazione chimica muoiono e pertanto le loro cellule cessano di vivere. Danni di questo tipo sono quasi sempre prodotti da cimice verde o da altri organismi simili come i miri, e è bene che li memorizzate, perché spesso suscitano ansia e preoccupazione, perché è una cosa che non si prevedeva e si pensa a qualcosa di molto molto più grave che porterà alla morte della pianta. Quando le punture interessano frutti ancora in fase di crescita, ecco che allora la zona morta, non potendosi più dividere, quindi produrre nuove cellule e quindi allargare, induce la formazione di una torsione, come si vede in questo caso, cioè la zona dove c'è la freccia è la zona che è interessata alla puntura. Ecco. Anche in questi casi qui i coltivatori si spaventano
ma in realtà particolarmente grave è una puntura di cinese, tra l'altro una parte della pianta che non è neanche destinata al consumo. Okay. Il controllo, come vi dicevo, è indirizzato verso i giovani, perché tutti gli antiparassitari antivari che abbiamo solo il diretto è efficace contro i giovani e non è efficace contro gli adulti. Allora, se noi, visto che l'insetto compie 2-3 generazioni all'anno e nelle nostre coltivazioni manteniamo basse le popolazioni di giovani, noi arriviamo fino al momento della grande migrazione con popolazioni bassissime in grado di non creare problemi. Nel momento della grande migrazione, cioè quando si eseguono le raccolte delle grandi colture, mais, soia, gli adulti si spostano, non ci sono più giovani, gli adulti si spostano, qui parliamo di settembre, e vanno dove trovano da mangiare. Sono insetti che si adattano moltissimo a vari tipi di piante, coltivate o meno, arboree, arbustive, erbacee. E a settembre, diciamo, l'alimento più appetitoso è negli orti, nelle coltivazioni di ortaggi, che si sposta. Ecco che allora lì noi non abbiamo nessun antiparassitario naturale in grado di abbattere gli adulti. E quindi anche a livello professionale noi non facciamo niente. Però questo è un momento, anche con i cambiamenti climatici, visto che abbiamo delle estati che si allungano parecchio, avviene sempre più tardi, avviene sempre più tardi. E quindi questo è quello che si può fare. Ci sono alcuni che hanno pensato di usare delle reti, soprattutto nelle serre, ma queste sono efficaci solo se sono veramente ermetiche, perché è un insetto cocciuto che cammina tanto e poi dopo l'apertura giusta. Però le reti comunque alterano il microclima dove vegetano le piante, aumentando l'umidità, diminuendo il ricambio d'aria e quindi rendendolo facile per quanto riguarda gli attacchi parassitari. Ok, adesso... Scusa, sarebbe meglio quindi solo una copertura verso l'alto, dove vuole terrare, una serra, insomma. Ma la serra si è aperta e arreggiata. No, le aperture laterali vanno benissimo perché le normali serre sono fatte in modo razionale, nel senso che hanno sia le due testate che si aprono, sia le pareti laterali che si possono avvolgere e svolgere. Quindi è perfetto, nel senso che offre il palo dalla pioggia e permette un ricambio d'aria sia in senso longitudinale che in senso trasversale. Questi cinici. I cinici verdi. No, quelle che trasportano malattie sono le vere cinici. Sono diverse. Beh, la cinice, quella che attacca gli umani, quella che attacca gli animali, è un insetto ed è lei la vera cinice. Queste sono chiamate cinici, ma nel senso che proprio il suo vero nome è il nome della sua famiglia proprio. In latino, tassonomicamente parlando, scientificamente parlando, se quella è la vera cinice, quelle portano malattie, queste qui no, per noi no, cioè per le piante non lo so, possono essere vettori di virus, ma non lo so se sono vettori di virus. Quando la pianta di pomodoro che si è ammalata di pernospora, la togliamo dal giorno, come la smaltiamo? Perché se scorre l'acqua non resta in comune. Allora, la peronospora alterna da mano all'altro nella vegetazione infetta. Comunque sappiate che è una malattia praticamente ubiquitaria, cioè ovunque. Quindi anche se voi non avete mai fatto l'orto, comunque le spore, se non è all'inizio stagione, metà stagione, a fine stagione, arrivano provenendo da altre coltivazioni. Però se il compostaggio viene eseguito, vengono devitalizzate, questo è già stato, questi propagoli vengono devitalizzati, quindi
è stato dimostrato scientificamente che seguire bene il compostaggio significa fare una serie di cose che permettano alla massa oggetto di trasformazione di raggiungere per almeno 7-15 giorni la temperatura di 60-70 gradi, e questo igienizza la massa non solo da parassiti umani, salmonelle, escherichia coli, amebe, ma anche da parassiti delle piante. E questa è un'altra storia. Però io credo di avermi basato un documento sul compostaggio. Lumache. Allora, le lumache stanno diventando organismi sempre più problematici da gestire. Sono di vari tipi, quella che leggiamo rappresentante di tutte quante è questa qui, che è comparsa in Italia a fine degli anni 60, che ha un ciclo che vale da 1 a 2 anni, sbaglia in tutti gli stadi, e quindi può svernare come uovo, come giovane, come adulto, i giovani sono degli adulti di natura e la fecondità si ritiene sia più o meno di poche centinaia di uova per femmina, i danni li conoscete bene. E come abbiamo visto l'altra volta, ci sono dei criteri per distinguere i danni da quelli dei trucchi, comunque sono legati al fatto che questo animale strappa porzioni di tessuto. E strappandole, vedete, ci sono immagini che sono molto segretate, poi dipende appunto da quanto grande è questo animale, ci sono piccole lenti proprio che è stato grattato, come in questo caso qui, no? Ci sono tanti tipi di danni, ci sono alcuni, poi c'è anche il discorso della produzione di bava, questo è un danno all'animale. Sono organismi molto, molto più evoluti e si può anche dire intelligenti rispetto a quanto possiamo pensare. I problemi sono seri nella fase di nascita della piantina da seme o nella fase di post-trapianto, questo è un altro danno curioso, niente di particolare. Ci sono lumache che sono attive anche sulle radici, come queste qui. Le lumache sanno benissimo quali sono le parti più buone della pianta, per esempio il brusolo del broccolo, non so se l'avete mai assaggiato. Il fusto del broccolo, togliendogli un po' di corteccia, è molto buono, sia da crudo che cotto. Questa sulle rosure l'abbiamo vista la volta scorsa, le differenze, i trucchi, il fatto di anche riconoscere se è una lumaca dal tipo di escremento, che è diverso da quello del trucco, e poi anche la bava. Ma quelle che noi vediamo spesso sono nere, sono le stesse? O... Beh, anche come queste? Sì. Beh, ci sono specie affini. Queste ci sono anche il colore più scuro, ci sono specie affini e anche popolazioni con colorazioni diverse. Ecco. Poi insomma sono tanti i tipi lumache, queste con la chiocciola sono anche simpatiche, certe. Queste sono piccole ma piuttosto aggressive. E poi ci sono i vari metodi di controllo. Allora c'è quello per cui si usa il sale. E il sale effettivamente è fortemente tossico per le lumache, appunto, e se non riescono a superare questa barriera si muoiono. Ed è un metodo, diciamo, della tradizione popolare che però io vi sconsiglio, perché cambia un parametro del terreno che è la salinità, la aumenta. Aumentando la salinità del terreno si abbassa la sua capacità di cedere acqua alle piante. Non solo, il sodio e il cloro aumentano la loro concentrazione in quello stato di terreno
a livelli tossici per le piante. Ecco. Lo stesso vale per la cenere. La cenere si comporta come, come il sale, quindi effettivamente le piogge del lumache, poi dopo va bene con le piogge, le perse, eccetera, eccetera, però anch'essa cambia un parametro della, un parametro della fertilità del terreno, che la salinità l'aumenta e quindi la sconsiglio, anche come concime, perché non produce humus, mentre ne consiglio lo smaltimento nel cumulo di compostaggio. Mi pare che avevo già accennato. Poi ci sono le trappole con la birra, che sono molto attrattive per le lumache e possono essere fatte in vari modi, così ricavando dei contenitori alle bottiglie, così come utilizzando delle vaschette per alimenti e interrandole parzialmente. Comunque sono efficaci fin tanto che i corpi delle lumache, che muoiono per annegamento, non vanno in disfacimento, facendo perdere attrattività a quel liquido, e quindi deve essere rinnovato. Hanno un certo raggio d'azione, per cui sono sostenibili negli ultimi titoli. Poi ci sono le esche alimentari, che sono molto attrattive per le lumache, e ne abbiamo di due tipi, una messa in agricoltura biologica e una no. Quella messa in agricoltura biologica è a base di fosforo e ferro. Ne trovate con diversi nomi commerciali, questo è quello più famoso. Funzionano bene, e vanno distribuite attorno alle piante in ragione di 3-4 granelli per pianta. L'equivalente di 3-4 granelli per pianta. No, adesso vediamo, perché non sono tossiche, mentre invece le esche messe in agricoltura convenzionale, con l'agricoltore che fa l'agricoltura non biologica, con la base di metadelli sono vietate in agricoltura biologica, perché sono molto tossiche per l'organismo universale, nel senso che possono anche uccidere un cane. Ecco, quindi bisogna utilizzarle accertandosi che non siano accessibili da parte degli organismi non bersaglio. Quelle di metadelle rispetto a quelle di feramola hanno un comportamento diverso per quanto riguarda la potenza d'azione. In entrambi i casi sono attrattive, nel senso che non è proprio necessario mettere il sotto il naso alle lumache, ma le lumache le sentono e le cercano, sono proprio attrattive dal punto di vista alimentare. Le esche a base di feramol, una volta ingerite, portano le lumache subito in uno stato di forte malessere che fa sì che non si nutrano più, però non muoiono subito. Producono come reazione grandi quantità di bava, e però mantengono la forza di ritirarsi in posti riparati, dove si rifugiano, quindi in posti un po' più umidi. Ecco. Pertanto noi non ritroviamo il giorno dopo, come invece accade nel caso delle esche a base di metadelle, il giorno dopo le troviamo morte nel lutto. Qui c'è un aspetto psicologico che è rassicurante per l'ortolano vedere in effetti, non sto dicendo delle cose, magari voi fate parte di un altro tipo di coltivatore, però è rassicurante per chi deve difendere le coltivazioni vedere immediatamente che lo strumento che ha usato ha dato frutti, è efficace, ha dato risultati. Ecco. Mentre invece col feramol non li trovi i cadaveri di motore, perché muoiono dopo uno o due giorni
neri appartati. Appartati. Allora, questo ve lo devo dire, perché se voi iniziate a usare il Seramol, dovete... Ma di trovi sotto la faccia matura, perché la intendono con qualcosa, quindi tu sollevi e trovi i cadaveri, comunque. Benissimo. Allora, per quanto riguarda, diciamo, le lumache che si infuggiano sotto la faccia matura, voi col Seramol le riuscite a contenere. Non ce ne sono mai quantità a livello di esercito tali per cui ci vogliono enormi quantità di feromoni. Le controllate. Il problema è che dovete governare invece le scorribande notturne. Comunque quella parte di popolazioni che va a sostituire sotto la faccia natura quelle che muoiono. Perché se dobbiamo ragionare di controllare le lumache, quelle che stanno sotto la faccia natura, col feromone si fa, si mettono questi granelli sotto la faccia matura e si risolve il problema. Il problema è fuori e qui la chiave di tutto quanto. Il fatto è che come mai ci sono così tante lumache, come mai ci sono sempre più lumache? La risposta, quando ce ne sono tante, poi tantissime in annate favorevoli come l'anno scorso in cui hanno avuto tanto, cioè, sta nel fatto che non c'è nessuno che se le mangia, perché i nemici naturali delle lumache sono uccelli di vario tipo che stanno sul terreno, quindi anatre, oche, tacchini, faraoni, eccetera eccetera, sono volpi, topi, tassi, ricci, ecco. Dicevo prima con alcuni di voi, mi pare che il problema abbia alcune caratteristiche simili al problema dei caprioli, diciamo, come mai ci sono tutti questi caprioli che a un certo punto si è costretti a fare un abbattimento selettivo perché sennò succedono disastri, perché non c'è nessuno che li mangia. Allora, questo è il punto su cui riflettere, perché ne abbiamo così tanto? Allora, noi, soprattutto a livello professionale, abbiamo risolto il problema, e qui dovete vedere voi che cosa siete in grado di fare, andando ad agire sulle popolazioni che stanno fuori dall'orto e che tendono a entrare nell'orto. Siamo andati ad agire in modo agroecologico, quindi inserendo nella catena alimentare di cui fa parte la lumaca il suo imitatore. E il suo imitatore è questo. Perché questa anatra qui, o anche questa anatra qui, mangia tutti i tipi di lumache. E quindi noi la facciamo pascolare tutto l'anno, non tra le coltivazioni, perché mangia anche ortaggi, la facciamo pascolare dove si rifugiano le lumache, e lo sappiamo già dove si rifugiano le lumache, lo sapete benissimo voi. Ecco, in questo modo si abbassano le popolazioni. Noi nel Bellunese, dove il problema, se qui è forte, lì è fortissimo, nel Bellunese in un mese abbiamo passato, grazie a un nucleo di 7-8 anche produttrici indiane, abbiamo abbassato le popolazioni al punto che il feromone è tornato a funzionare, perché prima non funzionava più, non tanto perché non uccideva le lumache, perché ce n'era un esercito che riusciva a scavalcare questa barriera. Voi il feromol potete distinguirlo tra una pianta e l'altra, un pochino sotto la faccia matura, potete fare delle barriere protettive attorno all'orto, però se non fate niente rispetto alle popolazioni che fuori si riproducono e a dismisura, non ne verrete mai fuori. Ecco che allora è sempre utile, laddove possibile, togliere queste condizioni favorevoli. Quindi se non abbiamo mai preso in considerazione il fatto di rasare delle zone incolte con vegetazione che cresce disturbata e ne abbiamo la possibilità di farlo, ecco, normalmente il problema parte da fuori dall'orto, da zone anche che non sono di nostra proprietà. Ognuno poi si misurerà con tutti i limiti che ha, però la cosa fondamentale
è che la chiave del problema è di tipo ecologico. Quando il problema è così grande, l'approccio deve essere di tipo ecologico. Ma le anatre però dopo ti immagino tutti i fiori? Cioè, allora, non le devi mettere nell'orto, tese l'orto. No, ma i fiori ci sono fuori io nell'orto. Considerali come se fossero l'orto. Adesso non è che posso leggere del pensiero quando fanno una lezione e tenere conto di tutte le situazioni particolari. No, però in effetti sarebbe bello poter avere delle anatre nel giardino. Dovrai proteggere, dovrai proteggere. Allora ti dico che ci sono molti agricoltori che trovano vantaggioso costruire delle grandi gabbie dove mettono 4-5 anatre e ogni giorno le spostano. Perché poi c'è il problema che dei predatori notturni, no? La volpe, eccetera. E loro sono molto docili, nel senso che rapidamente imparano che la sera devono tornare nella casetta. Però ci può essere il problema che di giorno, se le colture non sono recintate o cosa rara, devono essere messe in sicurezza, ecco, cioè le colture devono essere messe in sicurezza e quindi le anatre devono essere contenute nella loro azione. Comunque qui si tratta di un problema di un'altra cosa volevo chiederti, perché io nell'orto ho piantato anche dell'assenzio, della salvia, piante così che vengono, dicono, lontani gli insetti. Ho notato una cosa, ho piantato del timo al limone e io la mattina quando vado giù trovo le limacce sul timo, ma non lo mangiano però, così io le raccolgo e gli do una passatina nel sale e sono sicura. Ma veramente pieno il timo, però non almeno fino ad ora non lo hanno mangiato. Guarda, ti ringrazio di questa segnalazione, non sapevo che il timo fosse molto attrattivo. Quindi mi porti a parlare appunto del fatto che ci sono delle piante che sono molto gradite a lumache e innanzitutto sono quelle che appartengono alla famiglia delle crucifere. Spesso chi coltiva, chi alleva le chiocciole a scopo alimentare fa moltiplicare su coltivazioni di cavolfiore, broccolo, eccetera, eccetera. Quindi quando parliamo di crucifere parliamo anche della rucola, del cappuccio, dell'aranello, e se uno volesse fare una raccolta massale sfruttando, come tu hai descritto nel timo, delle piante particolarmente attrattive, potrebbe seminare tenendo conto del punto da cui migrano le lumache e delle fasce esca con piante particolarmente attrattive, e sicuramente le crucifere lo sono. Ecco, e poi ce ne sono altre, per esempio le lattughe sicuramente sono attrattive, però magari non compro una bustina di rucola o di ravanello e si può fare. Molti segnalano che anche i trifogli sono attrattivi. Quindi si può fare anche questo discorso qui, tenendo conto che per alcuni di noi anche è un po' laborioso questo. Comunque questa è tutta la storia. Adesso l'ultimo argomento, piuttosto, è questo qua. Allora, qui no, ce l'ho già aperto. Ecco. Ho preso quattro problemi, sono quelli più difficili, più seri per gli altri. Non avrete grosse difficoltà, e poi insomma vi mandate delle fotografie, se mi mandate le fotografie fatte recentemente, secondo me riesco ad aiutarvi. Ecco, c'è più descrizione, portate il vostro problema, volentieri io vi aiuto. Allora, forse gli afidi sono, se dovessimo fare una classifica, forzando un po' le cose,
Forse gli afidi sono gli insetti più pericolosi in assoluto per le piante da orto. Se mettiamo insieme tutte le piante da orto, tutti i parassiti, forse tra tutti gli insetti sono i più importanti sono gli afidi. Parliamo di insetti. Gli afidi hanno un apparato vocale pungente su piante, quindi come quello della cimice verde, però si comportano diversamente per quanto riguarda l'acquisizione di nutrimento. La cimice verde inietta una saliva che reagisce con i tessuti della pianta che la ospita, trasformando in liquidi e aspira il contenuto. L'afide no, l'afide va a cercare un tipo di tubi nei quali dentro la pianta scorrono acqua e sostanze nutritive. Le piante sono interessate ad avere due sistemi di tubi, si chiamano vasi linfatici. Un sistema è quello che permette all'acqua con i principi nutritivi assorbiti dalla radice di raggiungere tutte le parti della pianta, quindi il flusso dei nutrienti provenienti dal terreno raggiunge tutte le parti della pianta. Sto facendo molte semplificazioni. L'altro sistema di tubi invece permette lo scorrimento di acqua più i prodotti della fotosintesi, quindi con le sostanze altamente energetiche conseguenti al processo chimico della fotosintesi nei quali è stata immagazzinata l'energia solare. E queste sostanze partono dalle parti di piante in cui si svolge la fotosintesi e vengono indirizzate dove c'è bisogno di accantonare energia o di utilizzare energia. Possono essere spostate in organi sotterranei come il tubolo della patata, dove viene accantonata energia, oppure sono indirizzate nei punti dove c'è bisogno di energia. I punti dove c'è bisogno di energia sono i punti dove ci sono lavori in corso. E questi punti qui sono i germogli, fiori, i frutti, cioè dei punti in cui si stanno costruendo nuove parti di pianta, dove si stanno riparando vecchie parti di pianta danneggiate. Quindi questo secondo sistema di tubi può spostare queste sostanze in soluzione acquosa dal basso verso l'alto, oppure anche dall'alto verso il basso, dipende dove c'è domanda. Se devo sostenere la cresta di un germoglio, saranno accostate dalle foglie che fanno fotosintesi al germoglio. Se devo sostenere la cresta della radice, saranno spostate dalle foglie verso la radice. Quindi, questo diciamo per spiegare, semplificando molto le cose. Allora, gli afidi penetrano con questo apparato vocale pungente su piante fino a raggiungere questo sistema di tubi qui, il secondo, quello in cui scorrono le sostanze prodotte dalla fotosintesi. Che cosa fanno? Loro le acquisiscono, in realtà non devono neanche aspirarle creando una depressione, basta solo che aprano il lume di questo apparato boccale, perché scorrono già sotto pressione queste sostanze qui, per cui aprono la bocca ed entra direttamente tutto questo alimento. Questo alimento non viene tutto assimilato, la parte che non viene assimilata viene espulsa attraverso l'anus e deposta sulla vegetazione sotto forma di melata, che è una sostanza appiccicatrice in cui ci sono ancora parecchie sostanze energetiche. E questa sostanza è una sostanza di cui le formiche, le api, le mosche, le vespe sono molto dote, perché effettivamente è altamente energetica. E questo porta gli afidi a sviluppare una simbiosi con le formiche che utilizzano questi prodotti di rifiuto e proteggono gli afidi. Per questo motivo, e come dicevo la prossima volta, il comportamento delle formiche è opportunistico, perché quando l'afide per vari motivi cessa di produrre melata, se lo mangia. Ma la pericolosità degli afidi sta in questo passaggio qui. Nelle nostre zone, nei nostri climi, le popolazioni di afidi sono costituite solo da femmine. I maschi compaiono veramente raramente, e se compaiono, compaiono solo in autunno per una sola generazione. Ma sono davvero rari i maschi.
per cui abbiamo un susseguirsi di generazione di solo femmine, popolazione di solo femmine. Non è necessario l'accoppiamento, pertanto, e le femmine danno origine a individui di sesso femminile. Non depongono uova. Le femmine partoriscono individui vivi di sesso femminile. E questi individui di sesso femminile portano nel loro interno già embrioni. E quindi parliamo di inscatolamento delle generazioni in questo caso. Il fatto che ci siano solo femmine, il fatto che non sia necessario deporre l'uovo ma siano partoriti individui vivi solo di sesso femminile e che contengono al loro interno già embrioni, fa sì che questi animali abbiano un elevato tasso di crescita. Sono tra gli insetti che hanno il maggior tasso di crescita, forse quelli che ci hanno il maggior tasso di crescita. E quindi noi, se non siamo vigili, se non eseguiamo il monitoraggio e se non interveniamo, o se non c'è qualcuno che al posto nostro interviene, tipo un insetto utile, noi rapidamente riscontreremo un aumento vertiginoso delle popolazioni e in pochi giorni, in poche settimane raggiungono densità notevoli. Ad un certo punto, nelle colonie di afidi, quando queste cominciano a diventare sovraffollate, partono dei segnali chimici tra gli individui che inducono la formazione, la genesi, la comparsa di individui con le ali, perché le ali compaiono solo quando serve, quindi costa energia fare le ali. Ecco che allora, quando non è necessario avere le ali, gli afidi non producono ali, quando è necessario averle li producono. Quando è necessario averle? Quando bisogna spostarsi perché non c'è più spazio e non c'è più alimento sufficiente per tutti. Ecco che allora, siccome questi insetti cambiano la pelle per 5 volte prima di diventare adulti, quando la colonia è sovraffollata e partono degli stimoli chimici, i giovani, in procinto di diventare adulti, ricevendo questo segnale chimico, si evolveranno in adulti alati, che si sposteranno altrove. Queste sono invece le tesuglie, la pelle abbandonata in seguito alla muta di cui abbiamo parlato. Ecco qui. Qui siamo già nella fase in cui è il momento di andare da un'altra parte e colonizzare nuove piante. La melata, che idrata la vegetazione, poi è un substrato alimentare per un fungo che non è parassita delle piante. Questo fungo si chiama fumagine. La fumagine è quella specie di patina nera che in seguito a forti infestazioni di afidi si sviluppa sulla vegetazione, e la fumagine è dannosa solo in quanto intercetta la luce solare e non permette la formazione, non permette la fotosintesi, ma non è parassita della pianta. Se voi la volete togliere, basta fare un trattamento a base di rame, oppure si può fare in modo, lavando bene con acqua e sapone di Marsiglia, che ha un'azione detergente rispetto alla melata, si può tirare giù, ma di solito si fa prima. Gli afidi, fungendo la vegetazione, iniettano una saliva che spesso è tossica per le piante e induce la formazione di accartocciamenti, che abbiamo visto anche l'altra volta. Gli insetticidi naturali che utilizziamo contro gli afidi sono questi: il piretto naturale, l'azadirattina, che è una sostanza che deriva insetticida, che viene estratta dai semi dell'albero del neem, che non va confusa con l'olio di neem. L'olio di neem viene estratto dai semi dell'albero del neem e contiene azadirattina, ma ne contiene poca, quindi non ha la stessa potenza insetticida dell'azadirattina concentrata. Oppure il macerato d'ortica, vi manderò la ricetta per farlo, che però non è potente come questi due qui,
e quindi dovete provarlo prima per vedere se funziona, poi vedere se il diagramma funziona, contro altri no. Ecco. E anche lavaggi con acqua e sapone di Marsiglia che tolgono lo strato ceroso che ricopre il corpo degli insetti, e essendo insetti a tegumento molle, nelle ore calde e soleggiate della giornata li espone alla disidratazione. Anch'esso funziona solo contro certe specie di aphidi. Ecco, però per quanto riguarda il piretto, non so se ve l'ho già mandata, una scheda che spiega. Sì, sì, perfetto. E anche la zebbiatina, credo, o no? No, no, te la mando. Poi ci sono i nemici naturali, e non so se avete ricevuto delle schede che parlano di come avvicinare i sintomi, sì o no? No. No, questo no. Come avvicinare le coccinelle? No. Bene, allora ve ne mando. Vi mando 6 schede che spiegano chi sono questi organismi qui, come si riproducono e come avvicinarli nel prodotto. Comunque io li elenco e poi vi arriveranno le fotografie così vi memorizzate le coccinelle. Questo è lo stadio giovanile di coccinella, sì, abbiamo visto anche l'altra volta. Il loro ciclo di sviluppo è questo, da sinistra le uova, 4 stadi giovanili e poi lo stadio intermedio tra giovane e adulto, che è la pupa, che è quello stadio in cui l'animale non si muove, non si nutre, diciamo si muove ma non si sposta, come vorrebbe dire, ma non si nutre perché appunto si incolla sulla foglia, in cui avviene la metamorfosi, cioè così diventa così. Le uova hanno una forma caratteristica di proiettile, sono deposte normalmente, quasi sempre, in prossimità delle colonie di aphidi, affinché i giovani che sbucciano dalle uova trovino subito da mangiare, hanno bisogno di mangiare tantissimo, questa non è una foto mia. Sono appena usciti da questo insieme di uova, iniziano a spostarsi e poi cominciano a nutrirsi. Sono passate il 14 giugno alle 19:21 e il 15 giugno alle 10 di mattina, quindi sono, ce l'hanno subito da fare. Le larve hanno una forma simile fra loro, però colorazioni diverse. Abbiamo tantissimi adulti, questa è una specie che ha 2 livree, rossa con 2 punti neri, oppure nera con 4 punti rossi. Questa è un'altra specie, vado veloce, tanto poi mi riguardo con calma. Appunto, non c'è una coccinella, ce ne sono tantissime. Questa è una specie con 2 livree. Questa è la coccinella asiatica che ha decine di livree, queste sono solo alcune. Ed è quella che spesso va a svernare nei magazzini delle case. Questo comportamento gregario. Ci sono differenze nelle livree degli adulti, ma le larve invece sono tutte così, nere con degli ornamenti gialli. Questa è una larva con una pupa di fianco, questa è una pupa vista un po' meglio, quindi lei si muove perché se la toccate gentilmente lei si agita, però non si sposta perché è incollata e sta facendo un sacco di fatica per diventare adulto. L'adulto appena sfarfallato ha il primo paio di ali che sono ancora pallide e rapidamente prende un colore fino a raggiungere la livrea definitiva. Ci sono coccinelle che sono fatte come le altre allo stadio larvale, ma il cui corpo è ricoperto solo di cera. Ecco, quando trovate un animaletto così in mezzo a una colonia di aphidi, quella è una coccinella. E sono coccinelle molto utili perché, a differenza delle altre, essendo di taglia piccola, intervengono anche a infestazioni di aphidi basse. Normalmente le coccinelle arrivano quando ci sono già tanti aphidi, quando ci sono già danni. Un altro organismo molto utile è la crisopa, che abbiamo visto l'altra volta. Ci sono varie specie, e questo è l'adulto, la sverna, lo stadio adulto. L'adulto può mangiare aphidi o comunque altri insetti,
oppure anche no, ci sono specie in cui l'adulto si nutre di sostanze zuccherine, mentre le larve invece si nutrono di insetti, afidi, ma non solo, acari, con le uova di farfalla, e questo è il ciclo di sviluppo. L'adulto depone le uova, mi sono dimenticato di mettere la foto, hanno una forma caratteristica. Porca miseria, vediamo se ce l'ho qua. Allora, le uova sono importanti. Allora, qui, uova, eccolo qua. Ecco, le uova hanno questa forma qui e sono sempre appese a un filamento, queste sono le uova. E queste uova sono deposte sulla vegetazione, dall'uova ci sono le larve che avete visto, ci sono tre stadi larvali e poi la larva si trasforma in adulto all'interno di un bozzolo che ha la forma sferica. Poi ci sono i sirfidi sono dei mosconi che con forme di mimetismo evolutivo intendono fare finta di essere insetti pericolosi, api o vespe, che in realtà sono innocui, a differenza di esse manca il cuneo, c'è un paio di ali solo, invece che due, nel caso delle vespe e delle api, e le antenne sono molto brevi, mentre sono più lunghe. Comunque vedete, possono essere scambiati per le api, da adulti si nutrono sostanze zuccherine, sono dei pollinatori, svernano come adulti, le uova sono deposte sulla vegetazione in prossimità di colonie di afidi, e nelle colonie di afidi si sviluppano le larve, che cambiano pelle tre volte, le larve poi si imbozzolano all'interno di un involucro che vedremo più avanti, poi si trasformano in adulti, togliono un uovo, le larve hanno il tegumento molle, la testa atrofizzata, le zampe anch'esse atrofizzate, vari colori, corpo traslucido, e questa è la pupa, si direbbe con le scaglie varie, dentro c'è la larva che si sta trasformando in adulto. Altri nemici naturali che trovate nell'orto sono questi qui, sono questi vermini arancioni, avete bisogno di una buona vista ovviamente delle decine di metri per vederli bene, però sono formidabili, ci sono da maggio fino a settembre e sono gli stadi giovanili di un moscerino che non vedrete sulla vegetazione perché è attivo solo di notte, di giorno sta riparato ma bisogna essere molto allenati per riconoscerlo. Questo moscerino va a deporre le uova di notte in mezzo alle colonie di afidi, dall'uova sbucciano delle larve che si mangiano gli afidi. Raggiunto l'ultimo stadio di sviluppo, dopo che hanno compiuto la muta per tre volte, si lasciano cadere nel terreno dove fanno un bozzolo ricoperto di terra da cui poi dopo scappare nuovamente da tutto. Cos'è che fanno queste larve qui? Afidi, inizia, succhio, l'afide. Loro, nella colonia di afidi, mordono la zampa di un afide e iniettano la loro saliva che è paralizzante e lo fanno con un certo numero di esemplari, 10, 15, 20 esemplari. Dopodiché tornano e a uno li svuotano. Quindi però è utile per l'agricoltura. Penso al ciclo. Però, buona volta! Buona volta! E infine ci sono i parassitoidi che noi utilizziamo molto in agricoltura professionale anche con l'introduzione artificiale, sono degli elementi molto piccoli con le ali, dello stesso gruppo delle api, delle formiche, delle vespe, sono i menotteri. Dopo l'accoppiamento la femmina conficca un uovo dentro al corpo dell'afide, dall'uovo sbuccia una larva che vive dentro al corpo dell'afide senza ucciderlo subito, ma lo mantiene in vita sfruttandolo per acquisire nutrimento. Quando la larva ha raggiunto l'ultimo stadio di sviluppo, svuota l'afide del suo contenuto lasciando la pelle esterna, l'epidermide,
dall'interno con della seta ispessisce la pelle dell'abite che si gonfia, diventa una specie di pallina che si chiama mummia, avviene la metamorfosi, la larva si trasforma in adulto passando per lo stadio di pupa. Una volta che l'adulto si è formato, apre con la bocca un foro circolare e prende il ciclo. Allora accade che una colonna di abiti, questi insetti qui, configurano l'uovo nell'abite che poi si trasforma in mummia e vedete c'è il foro. Eccoli qui, questi sono abiti parassitizzati, imparerete a riconoscerli. Anche questi qui. Si può anche questo sono altri transubiselli, questo è parassitizzato, quello è un uovo di sinfide tra l'altro.